Ciao creatura, io sono Ecate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Kozai ASMR. Intro veloce e soft spoken perché ho fame, soprattutto, e sono riuscita a trovare il ramen di gamberi e merluzzo del Lidl. Questa inquadratura per forza devo stare un po' in giù piegata, perché altrimenti o non si vedeva la mia faccia o non si vedeva il cibo, e principalmente preferisco che si veda il cibo. Quindi magari se anche io sparisco un po' non importa. Quindi ho trovato questo ramen che è, pensavo io inizialmente fosse tra i noodles istantanei, e invece è nel banco frigo. Ed è un pacco gigante, un sacchetto gigante, ed ha tipo una bowl dentro. Andiamo ad aprirlo insieme. Comunque dice una porzione 5 minuti oppure 6 minuti al microonde. Ok, c'è scritto pellicola adatta al microonde, aprire qui. Forse ci conviene leggere le istruzioni, se ce ne sono. I noodles sono sottilissimi, wow! Qui dice preparato alimentare, precotto, rifrigerato con gamberi, merluzzo e pasta all'uovo. Ingredienti: 93% zuppa, brodo vegetale, acqua, fagioli di soia, frumento, sale, concentrato di pomodoro, c'è lo zucchero di canna, c'è lo zenzero, no! Speriamo non si senta. Vabbè, non voglio leggere nient'altro. Allora, qua dice, in padella versare il contenuto della vaschetta in una pentola. Cuocere a fuoco medio per almeno 3 minuti fino a raggiungere l'ebollizione. Aggiungere la pasta assicurandosi di immergerla. Cuocere per 2 minuti, mescolare bene e servire. Oppure in microonde. Togliere la pellicola protettiva e scaldare la ciotola in microonde per 3 minuti. A 800 watt, il problema è che il mio microonde arriva fino a 700, quindi farò in padella. Versare la pasta nella zuppa assicurandosi di immergerla. Scaldare in microonde per altri 3 minuti. Vabbè, allora ci conviene farla in pentola perché mi sembra il modo migliore. Sono 430 grammi per... Non lo so, ma sicuramente nel video di martedì l'avete visto. Poi, non contenta, mi sono fatta questi involtini con delle verdure dentro. Però adesso non le mangerò così appiccicosi, che a me non piacciono. Li vado a friggere, diciamo, in padella. Perché io le voglio crispy, che secondo me è perfetto. Perfetto per un video mukbang ASMR, video assaggio. Questo è un po' un misto. Ho anche le bacchette, quelle usegette. Eccomi qua con gli involtini fritti. Il vicino di casa che sta facendo gli attrezzi adesso, giustamente alle 8 di sera facciamo gli attrezzi e disturbiamo la gente che fa i mukbang, ma non posso dirgli niente perché è un poliziotto, no, carabiniere, vabbè, non lo so, una delle due cose, quindi non posso dire niente, quindi bisogna stare zitti. E vabbè, fuori piove, serata perfetta per questa zuppetta che ha un profumo super invitante. Spero che il profumo sia buono tanto quanto il gusto, perché sia così è fantastica. Ho preferito scaldarla dentro il pentolino come c'era scritto. Qui all'interno prima li assaggio, perché è un esperimento. Prima li assaggio, poi se sono buoni vi dico come li ho fatti, perché proprio mi è venuta un'idea geniale, forse. Ah, ce l'ho fatta! Scheggio ovunque, no, scherzo. Ok. Non so cosa assaggiare, se assaggiare l'esperimento o se assaggiare la zuppa, penso della zuppa. Guarda, cioè, ci sono proprio i pezzi di... cioè, ci sono i gamberetti. C'erano proprio i pezzi di merluzzo, guarda. Che buono, mi sa che questo non è merluzzo, mi sa che è un fungo. Non so da merluzzo, so da fungo.
buonissima. Gamberetti boreali, c'era scritto. No, niente, devo aspettare un po' perché scotta troppo. Comunque mi sembra molto buona. Incandescente, ma è buonissima. Devo cucinarli un po' di più per farli più crispy. Sicuramente con la friggitrice ad aria vengono più croccanti, però li ho fatti in padella perché la uno, la friggitrice ad aria non ce l'ho, e due, un esperimento. Finché si raffredda un po' qualcosa, perché è tutto incandescente, ti spiego come ho fatto questi. Hai presente i sacchetti di insalata mista? Questo dovrebbe essere l'insalata ricca del sì, del McDonald's. Insalata ricca del Lidl. Bene, lo apri, lo schiaffi tutto dentro in una padella con un filo d'olio, un po' di sale e lo cucini. Fai appassire tutto, che da un sacchetto così diventeranno, sono venuti 3 involtini di un mega sacchetto. Vabbè, questo l'ho fatto molto cicciotto. E poi prendi la carta di riso, quella che c'è al Lidl, per esempio. E ne ho fatto due perché dicono che viene più crispy, però se hai arrotoli dentro devi bagnarla un po', poi ci schiaffi dentro questo mix di verdure, arrotoli tutto e poi io le ho fatte in padella con un filo d'olio, però dovevo cucinarle di più, farle più crispy. Questo ripieno e poi lo pucciate dentro a una salsina che vi pare, io la sto pucciando nella salsa barbecue, non dirò a nessuno. Se trovate anche i sacchetti con le verze già tagliate, la verza già tagliata, anche quella l'ho fatta in padella, poi schiaffate tutto dentro, ma questo è buono perché è un mix, ha carote e rucola, radicchio e diversi tipi di insalata. Ci sta da Dio. Non è tanto crunchy qua perché appunto, però è buonissima. Regalatemi una friggitrice ad aria. Grazie per Natale. L'ho messa in questa ciotolina dove in teoria potresti mangiare latte e cereali piccolino. Buonissima. Se ti piace il pesce, è buonissima. Stavolta Lidl si è proprio superato con questa novità, veramente complimenti. Poi Lidl farlo anche in versione carne o verdure, buonissimo. Con già il suo brodino pronto, con tutte le sue verdurine, qua un sacco di verdurine, vedo. Sembrava poca la pasta, invece si è. È giusta secondo me. Cioè per una persona, per una porzione va bene. Vale i 3 euro che ho speso? Sì. Non c'è neanche bisogno di arricchirla con altro perché c'è già tutto.
Trovo un po' di difficoltà. Sì, dovevo cucinarlo, farlo imbrunire. Così doveva venire. Ok. Cioè, regalami la friggitrice ad aria, creatura. Questa ricetta, top. Mi piace tantissimo. L'ho inventata sul momento, tra l'altro. Gli esperimenti in cucina mi riescono sempre bene. La salsa barbecue. Adesso sono messa un po' meglio per mangiare questi noodles. Poi a dirla tutta, non sembra un noodles, sembra una zuppa che troveresti in un ristorante. Vabbè. Spaghetti sono sottilissimi, tipo, come si chiamano quelli italiani che mettono nel brodo? Tagliatelle, no? Poi è al pesce, è pieno di pezzettini di verdurine. Lo zenzero per fortuna non si sente qualcosa. Fungo, fungo. Il gusto del merluzzo si sente molto, però non trovo i pezzi. Però appunto se non ti piace il pesce, sa molto di pesce, ecco. Quindi se non ti piace il pesce non prenderlo. Fungo che sa davvero di fungo dentro una zuppa di noodles. Già pronta, tanta roba. Buonissima. Se la trovo le prendo ancora perché è veramente buona. Quei 3 euro sono stati spesi bene, pensavo costasse troppo per una, che fosse una roba schifo, invece è buona. Buono.
sono sazia. Spero che questo video ti sia stato utile. Se ti piacciono i gamberetti e il pesce, te la consiglio, super mega consigliata. Riproveremo a fare questi involtini dopo che tu mi avrai regalato per Natale la friggitrice ad aria, creatura.